Dai prolegomani a naso chiuso per ferie, i geni che il mondo ci invidia, seconda, Volta e la Pila. Sì, Alessandro Volta, dopo una sera di bagordi, rincasò a casa tarda notte, palesemente al ticcio. Giunto alla porta di casa, cavò fuori dalla tasca dei calzoni la chiave. La famosa chiave di Volta, ma cercò invano di infilarla nella toppa. Toppò parecchie volte la toppa finché a Volta la chiave di Volta non cadde a sua volta per terra. La cercò a lungo carponi tastando tutto il pianerottolo. Invano, c'era buio. Ci sarebbe voluta una pila, ma naturalmente, data l'epoca, nemmeno a parlarne. Furioso, cominciò a pronunciare ad alta voce tutte le parole più brutte che conosceva e, per il rumore, svegliò il vicino di pianerottolo, Mr. Duracell, che aprì la porta e incippò in Volta carponi. E perbacco! Fece il futuro magnate dei magneti. Cosa ci fa lì per terra? E cerco la mia chiave, rispose il futuro inventore. Ma chi è? Chi è? Disse Mister Durace, svegliata a sua volta dal frastuono di Volta e di suo marito. C'era Volta! Disse Mister Duracell. Eh sì, c'era una volta! Piantala di raccontarmi delle storie e non rubare la torta, che è per domani! Disse severa la signora. Ma no, c'è proprio Volta che cerca la chiave! Insistette lui. La chiave di chi? Si spazientì lei. Ma la chiave, la sua chiave, la chiave di Volta! Sbuffò il marito. La chiave di Volta! E perché fa tutto quel rumore al buio questo signor Volta? Se cerca veramente la sua chiave! Era chiaro che cercava la rissa! Cerco la mia chiave perché mi è caduta! Non sono mica un ladro! Cosa vuole insinuare? Fece a sua volta Volta paonazzo. Ma niente! Se la prende per un non nulla! Ma lo sa che lei è proprio un bel tipo elettrico! Cercò di barcamenarsi Mister Duracell. Piuttosto si è ricordato di tenere i giornali da parte? Domani passano i ciechi a ritirare la carta! Urlò da dentro Mister Duracell. Certo, di là ne ho una pila, bofonchiò Volta un po' seccato. Bravo, una bella idea! Perché non prendi anche tu esempio dal signor Volta e fai anche tu una bella pila, mio caro marito? Anzi, perché non fate una gara a chi fa la pila più bella? Insistette Mister Duracell, che trattava il suo prossimo come si fa con un bambino deficiente. Si può fare, disse accondiscente il mister, facendo cenni a Volta perché stesse a sua volta al gioco per il quieto vivere. Le metteremo giù nel portone, da una parte la pila di Volta e dall'altra la pila di Duracell. Sarà meglio che le leghi con un filo metallico, così le pile dureranno di più. Disse a sua volta Volta, per condiscendenza alla mania dittatoriale della sua dirimpettaia. Grazie del consiglio! Non vorrei che col problema di carico e scarico la gente che maneggia la mia pila avesse di che lagnarsi. Azzardò Duracell e ridendo in silenzio, guardando Volta Carponi, batté il piede per terra poiché non riusciva a frenare l'ilarità. Il caso volle che colpisse la chiave di Volta, facendola volare a sua volta giù dal pianerottolo. Oh, mi dispiace, disse mortificato. Cosa vuole? Era il destino. E vorrà dire che dormirò sul pianerottolo aspettando la luce di domani per cercarla laggiù dove è caduta. Ma, buonanotte, disse Duracell, arrossendo. E almeno non sfotta, disse seccato il futuro genio. Il mattino dopo, Mister Duracell si svegliò presto e pensò: già che ci sono, svuoto tutto il solaio da quella raccolta di giornali vecchi di mia suocera.
e cominciò ad accatastare in ordine nell'androne un mucchio di pile ordinate. Passò di lì un robivecchi che, vedendo tutto quel ben di Dio, le pile di Duracell ben confezionate, che non avrebbero dato problemi di carico e scarico, gli propose di acquistarle tutte per una buona sommetta. E così fu. Volta invece, svegliatosi solo a tarda mattinata, tutto rotto dalla nottata passata sul pianerottolo, portò la sua pila nel portone, appena in tempo perché il furgone della raccolta della carta per i ciechi la ritirasse. Quale morale trarre da questa storia? Non sprecate il tempo, giovani amici. Ogni momento è buono per farsi venire delle idee. Ma badate soprattutto, ripensando alla storia, a come farle fruttare. In essa uno aveva inventato la pila per il bene dell'umanità sofferente, l'altro l'aveva sfruttata a fini commerciali. A chi vorresti somigliare, eh?